a tutti, anzi magari buon pomeriggio, anche perché io stamattina ho lavorato, sono stanchissima, è domenica 2 agosto per me, non so per voi quando vedrete questo video, e ho lavorato dalle 6 fino alle 14 e sono morta, però visto che sono in casa da sola e non capita molto spesso, ho deciso di farvi un altro video, in questo caso è un'altra tag. Sapete ormai che io amo, amo le tag, qualunque tipo di tag mi attira e mi piace moltissimo. E oggi vorrei proporvi dalla A alla Z Book Tag. So che è un pochettino lunga, però vedremo insomma di concentrare tutto quanto nel minor tempo possibile. Insomma, spero che a voi le tag piacciono quanto a me perché sì, se no siete sul canale sbagliato. No, vabbè, scherzavo. E tra le cose che preferisco, insomma, possiamo collocare le tag tranquillamente. Quindi io direi che possiamo cominciare. A. Un autore con la A maiuscola, uno di cui hai letto molti libri. Allora, sinceramente, per numero e quantità di libri, le scrittrici sono due, cioè lo scrittore e la scrittrice sono due, e del tutto diversi. Allora, il primo è senz'altro Geronimo Stilton, perché io da quando avevo tipo 10 anni a quando ne ho avuti 14 li avevo tutti Geronimo Stilton, cioè li ho sempre adorati, mi facevano molto ridere e vabbè, insomma, adesso non ne ho più moltissimi, però credo di averne letti tipo una trentina, una cosa del genere, sono tantissimi per lo stesso autore, anche se non so esattamente chi sia questo Geronimo Stilton. Comunque, Geronimo Stilton. E l'altra è la Ro lo non mi viene, sono un po' stanchina. La Laurel K. Hamilton, che è la scrittrice della saga di Anita Blake. Ancora non vi ho parlato di questa saga, ma non mancherò di farlo perché farò un recupero a fine mese a casa in Italia e uno di questi recuperi sarà l'intera saga di Laura Kilemington, almeno fin dove sono arrivata io. Poi dopo ricomincerò a prenderli in versione brossurata perché hanno iniziato ad uscire anche quelli in versione brossurata, quindi le due. B. Bevo responsabilmente leggendo. Sinceramente, io quando leggo non bevo, a parte tè, tisana, acqua, limonata. Non mi è mai capitato di bermi un bel bicchierozzo di rosso mentre leggevo un libro. Però chissà, potrebbe succedere, ma secondo me potrebbe solo succedere con un libro della mia zona comfort, quindi andrei su Jane Austen. Non so, non ho mai bevuto, non l'ho mai provato. Nel caso provassi, ve lo dirò. C. Confesso di aver letto. Ok, confesso di aver letto, è quasi, cioè, è scontato da dire, 50 sfumature di grigio, però confesso di aver letto anche l'altra serie, come si chiama? Sì, la prima serie uscita di Sylvia Day, non contenta dell'obbrobrio di 50 sfumature, ho letto anche la prima trilogia di Sylvia Day, quindi sì, lo confesso. Non mi sono piaciute molto, nessuna delle due. Di. Dovrei smettere di. Dovrei assolutamente smettere di comprare dei primi capitoli di trilogie, primo capitolo di serie, perché io dopo so che mi inguacchio in mezzo e li voglio tutti. Quindi, visto che li voglio tutti, non posso limitarmi a comprarne uno. No, se anche sono 20, io li devo comprare tutti. Quindi dovrei smettere di comprare primi capitoli di seghe e sa se seghe. Oddio. Di saghe e serie. Poi. I reader o cartaceo? Allora, io ho entrambi, cioè ho l'e-reader, me l'ha regalato mio padre per il compleanno, per Natale, mi ricordo. E purtroppo ho appena rotto il disco rigido dove avevo tutti gli ebook e quindi la cosa mi fa molto molto male perché per un periodo non potrò caricarci sopra delle robe, insomma, almeno finché non torno a casa e non vedo cosa ha effettivamente il disco rigido esterno. Però sì, preferisco comunque il cartaceo, è tutta un'altra cosa, anche se visto la mani bucate che è la codesta persona, insomma, che è me medesima, risparmio moltissimi soldi anche perché gli ebook raramente li compro, anche questo devo dirlo, li trovo sempre su Google Answer. Io lancio una domanda, la gente mi risponde e me la invia per email. Quindi. Poi, F, Fangirl impenitente di Harry Potter, cioè, sempre. Potrei dirvi qualunque cosa sulla saga, potrei raccontarvi qualunque cosa anche su quello che la Rowling non ha scritto, perché mi sono fatto un viaggione e l'ho inventato, quindi Harry Potter. Poi, G. Genere preferito e genere che di solito non leggi.
Allora, genere preferito sono gli young adult, un po' di tutte le salse. E il genere che di solito non leggo sono i gialli, polizieschi, thriller, non mi ispirano troppo. H. Ho atteso per lungo tempo. Ecco, io credo di non aver mai atteso così tanto un libro come quando attendevo Harry Potter e i Doni della Morte. Cioè, ero sull'orlo di una crisi di nervi, credo. E mia madre con me, cioè, deve dirlo, dovrebbe ammetterlo perché era troppo curiosa di leggere il continuo. In effetti l'ha letto prima lei di me, perché dice che io ci mettevo troppo tempo e quindi l'ha letto prima lei. E che non dica di no lei se sta guardando, io lo so che l'hai letto più in fretta e volevi leggerlo solo per prima, per farmi un dispetto. Comunque. In lettura al momento. Sono molto felice ed orgogliosa di dirvi che in lettura al momento c'è Regina Rossa. Prima lettura di agosto e sì, ve ne parlerò più avanti, ovviamente non adesso, però per il momento sono ben interessata. Poi, L, luogo preferito per leggere. Allora, qua in Francia leggo soprattutto nel mio letto. Quando non sono nel mio letto sono, non si dice, al lavoro, nei momenti di buco, io leggo per farmi passare il tempo. Poi dopo leggo molto sui cioè leggevo molto sui trasporti pubblici quando andavo con i trasporti, ma adesso con la macchina un pochino meno. E sì, ogni tanto vado ad appoggiarmi da qualche parte a Parigi, alla Défense di solito. Insomma, faccio un po' di shopping, un giretto, poi mi siedo sui gradini e leggo. Ah, quando sono a casa invece, quando sono in Italia, leggo sulle scale di casa mia, le scale interne e esterne di casa mia. Mi piace un sacco. E leggo sul mio letto, leggo sul divano, alle volte vado sul letto di mamma a leggere perché è più grande e più comodo. Quando sono da mio papà, o leggo a letto anche lì perché il letto è irrinunciabile per leggere, o leggo anche lì sul divano se non ho mio padre che guarda la televisione, oppure gatti che mi zampettano addosso, cose del genere. O se no leggo in terrazza se fa bello o in giardino, insomma, però piuttosto in terrazza mi piace perché è coperta, c'è ombra e tutto. Comunque sì. Ho un sacco di posti che mi piacciono adesso che ci penso. Adoro anche leggere sotto l'ombrellone. È una cosa che non faccio da un secolo perché io non vado al mare credo da, non so, 5-6 anni, comunque fa lo stesso. Però sì, mi piaceva un sacco leggere sotto l'ombrellone, all'ombra, tranquilla, alle volte tipo. Leggevo ad alta voce per mia madre, o mia madre leggeva ad alta voce per me, anche se non sono più una bambina e quindi non abbiamo bisogno di queste cose, però. Oddio, sento rumori, spero non sia la mia. No, è la vicina. Meno male. Va bene, ok, vado avanti. Allora, il miglior prequel di sempre. Allora, per me il miglior prequel di sempre non è ancora stato scritto. E non so, ma cioè non so se verrà mai scritto, perché il miglior prequel di sempre, secondo me, sarebbe un libro su Harry Potter e potrebbe trattare o dell'epoca dei fondatori, quindi Serpeverde, Corvo Nero, Tasso Rosso e Grifondoro, o se no dell'epoca dei Malandrini, quindi giusto l'inizio della prima guerra magica, cosa è successo, come Tom Riddle ha fatto a diventare Lord Voldemort, qual è stata la cosa, la scintilla che ha fatto unire tutti quei maghi, insomma, nell'Ordine della Fenice. E queste cose qua mi piacerebbe leggerle. Ovviamente io mi sono fatta molti film mentali, molti viaggioni, però leggerlo dalla penna della Rowling sarebbe meraviglioso. Poi, non vorrei mai leggere. Allora, io non sono una patita di Fabio Volo e quindi evito i suoi libri come se fossero la peste. Non mi piacerebbe leggere qualcosa di Agatha Christie, anche se so che probabilmente mi piacerebbe, però sono un po' cioè fissata con il fatto che scrive gialli. Quindi, vabbè, mia madre li ha amati moltissimo e li ha letti, io credo, quando aveva la mia età, e quindi probabilmente conoscendomi e conoscendola mi piacerebbero, però no. E non mi piacciono i libri tipo Gomorra e cose del genere, insomma non mi attirano per niente i libri che parlano di mafia, no, bello, cioè è meglio leggere di cose belle oppure di cose reali ma non così tragiche. Io quando leggo cerco un posto felice, quando leggo cerco
di allontanarmi dalla mia realtà, anche se alle volte non è molto bello perché mi fa sentire un po' fuori dal mondo, però sì, cerco qualcosa che mi allontani dal mondo reale, non voglio leggere di cose brutali e reali, di quanto brutale può essere il nostro mondo. Quindi preferisco leggere, sì, di brutalità, ma in mondi che non esistono. Quindi ecco, questo. Poi, Once More, oh, ovviamente, Once More. Un libro che leggi e rileggi spesso. Il libro che ho riletto più spesso in vita mia, credo, sia Orgoglio e Pregiudizio. Io non mi ricordo se sono a 6 o 7 riletture da che ho iniziato ad amarlo. E un altro libro che leggo altrettanto spesso, cioè libro, è una saga, in effetti, ho già riletta 4 volte, è la saga di Harry Potter. Quindi cioè, non mi schiodo dalle mie scrittrici preferite, scusatemi, ma le mie riletture sono così. P. Una perla nascosta. Allora, una perla nascosta io l'ho ritrovata in un libro che voi avete già visto perché ho fatto una recensione nelle letture di giugno ed è I segreti di Hippausa di Edward Carey. Era un libro che mi ha attirato solo per la copertina, ma che poi mi ha conquistata. Quindi sì, sicuramente una perla nascosta. Poi, Q, questioni risolte, un libro non finito. Io no, non mi ricordo un libro non terminato. Cioè, un libro che ho iniziato e non terminato. Non me ne viene in mente nessuno. Io ho la fissa che, visto che li compro, li leggo, li finisco, anche se fossero i libri più noiosi e brutti dell'universo, io comunque li finisco, quindi non saprei dire. R. Rimpianti letterari, serie interrotte o non terminate? Allora sì, uno dei miei rimpianti letterari, ma a cui insomma rimedierò, è appunto la saga della Laurel K. Hamilton, perché sì, voglio terminarla, perché è stata la prima eroina da libro femminile, in effetti, che ho veramente amato e apprezzato, anche se dopo qualche libro comincia a degenerare sul lato spinto, porno un po'. In generale sono libri molto belli, sono coinvolgenti, bei misteri, lei è una donna cazzutissima, cioè è l'eroina per antonomasia, a mio avviso, quindi sì, questo è il mio rimpianto letterario, insomma, che comunque cioè, recupererò. E un altro rimpianto letterario che comunque non mi metterei più a recuperare sono i libri, non mi ricordo come si chiamano le scrittrici, devono essere due, ed è la serie di, aspetta, La Casa della Notte dovrebbe chiamarsi, Matched, no, Matched, sì, Matched, Chosen, Betrayed, Marked, ok, Marked, Chosen e Betrayed. Erano i primi tre, mi vengono in mente solo quelli perché mi sono fermata tipo al quarto e non mi ricordo neanche come si chiama. E poi dopo sì, li ho rivenduti perché non ne potevo più. S. Serie iniziate e non terminate. Mi sembra la stessa cosa, quindi ho già risposto a questa. La serie della Casa della Notte. Sono fermata perché non mi è piaciuto. Allora, tre dei tuoi antagonisti preferiti. Allora, l'antagonista che preferisco su tutti i libri che io ho mai letto è Circe della saga di Gemma Doyle, della trilogia di Gemma Doyle, scritta da Libba Bray, perché è molto affascinante, molto misteriosa, intelligente, mutevole. Quindi sì, l'ho sempre trovata molto affascinante e mi è sempre piaciuta molto, soprattutto perché mi sfuggiva. Avevo l'impressione che nelle pagine del libro mi sfuggisse quanto sfuggiva alla protagonista. Quindi mi è sempre piaciuta molto. Mi piace, beh, è inutile dire quanto mi piaccia io sia affezionata a Lord Voldemort, perché sì, perché Lord Voldemort, cioè non posso dire altro. E purtroppo un antagonista che non è veramente un antagonista, però che fa la parte del cattivo, a cui sono molto affezionata, è George Wickham, perché io credo che in fondo fosse soltanto un ragazzo smarrito e che ha trovato cattive influenze da qualche parte. L'ho trovato molto influenzabile, suo padre era morto, suo padrino, ossia il signor Darcy,
senior, quindi il padre di Fitzwilliam, lo aveva sempre trattato come un figlio, quindi in un certo senso un animo fragile si monta la testa e secondo me sono stati gli eventi, è stata la vita a trasformarlo in quello che è diventato, quindi non so, io trovo sempre il modo per scusarlo e quindi vabbè, Wickham. Un appuntamento con Darcy. Darcy, io voglio il mio Fitzwilliam, ti prego, basta che non si chiami Fitzwilliam. No, vabbè, può anche chiamarsi Fitzwilliam, se fosse come Darcy potrebbe chiamarsi anche Ermenegildo, Ermengardo, non mi interesserebbe, però sì, un appuntamento con Darcy, sicuramente. E è subentrato da poco tempo un appuntamento con il signor Etienne Sinclair, perché se esistesse davvero un ragazzo così, perché io sono a Parigi e non lo trovo. E l'ha trovato questa che arriva dall'America? Accidenti, vabbè. Ok, vorrei non aver letto, vorrei non aver dovuto leggere I Promessi Sposi, perché la storia è abbastanza affascinante, ma lo stile mi ha sbattuta. Probabilmente è stato anche il fatto che io fossi obbligata a leggerlo, che non avessi scelto io arbitrariamente di leggere questo libro e mi fosse stato imposto a scuola. E un altro libro della stessa categoria e con le stesse motivazioni sono tipo L'amico ritrovato, come si chiama? Un coso pieno di bottoni, una cosa di bottoni, non mi ricordo anche cos'era. Se questo è un uomo, perché io sono molto sensibile ai temi della Shoah e leggere sulla Shoah, che allora, in generale leggere mi scatena molte emozioni e i libri con lo sfondo della guerra, della Shoah, specialmente di questo periodo di discriminazione e quant'altro, mi toccano particolarmente, mi fanno star male. E come ho detto, io quando leggo cerco svago, non cerco malessere. Quindi no, vorrei non averli letti perché ho ancora degli echi di disturbi in quei momenti. Ero sempre stata cioè abituata, obbligata a scuola a leggerli e quindi anche per questo probabilmente non mi sono piaciuti come dovevano. Se dovessi tentare una rilettura, probabilmente tenterei con Se questo è un uomo perché mi era abbastanza piaciuto, seppure mi avesse fatto molto male, però probabilmente sarebbe l'unico che riuscirei a leggere gli altri. Oddio, non parlando poi del bambino col pigiama a righe, perché no, cioè no, non si può. Zeta, zona avvelenata, un finale flop. Purtroppo devo dire che il finale flop appartiene ad una delle mie serie preferite, anzi la seconda serie che io preferisco in tutto l'universo letterario, che è appunto la serie di Gemma Doyle. Ovviamente io non vi posso spiegare perché secondo me è finito male, però vi basti sapere che anche se il finale non mi ha soddisfatta, mi ha molto delusa e mi ha rattristata, resta comunque una delle storie più meravigliose e incredibili che io abbia mai letto e che continuerò, credo, proprio ad amare per il resto della mia vita da lettrice. E quindi sì, non fermatevi su questa mia opinione. Mi piacerebbe tanto trovare qualcuno che l'ha letta questa trilogia. Trilogia, ecco, se non l'avete letta, vi prego, Trilogia delle Gemme. Trilogia delle Gemme? No. Trilogia di Gemma Doyle, scritta da Libba Bray. Se non l'avete letto, vi prego, fatelo. Ho bisogno di avere qualcuno con cui parlarne. Non sono in molte le persone che le conosco, cioè che la conoscono, e io la sto sponsorizzando come non mai, quindi faccio affidamento su di voi e colgo l'occasione per ringraziarvi ancora perché da 3 giorni a questa parte, ossia quando ho caricato gli ultimi due video, siamo cresciuti ancora di numero, siamo arrivati quasi a 85 e io non potrò mai, mai esservi più grata di così. È meraviglioso, è stupendo e spero di non deludervi mai e spero che continuate, scusatemi, sono proprio stanca, spero veramente che continuate a sostenermi e a seguirmi perché non sapete quanto felice state facendo questa persona qui davanti a voi in schermo. Quindi grazie, grazie mille a tutti. Io quasi non ci credo, sono estasiata, si può dire, posso dirlo che sono estasiata? È un po' pomposo, però lo dirò comunque. Comunque,
La tag di oggi è terminata. Scusatemi se vi bombardo di tag, ma a questo proposito, se avete una tipologia di video da propormi, qualcosa che vorreste vedere, di qualunque cosa di cui vorreste sentirmi parlare, sproloquiare, disquisire, quello che vi pare, lasciatemi un commentino e io vedrò di adoperarmi. Ho voglia di fare qualcosa per voi. Voi state facendo tanto per me, voi secondo me neanche lo sapete quanto bene mi state facendo e quindi vorrei poter fare qualcosa per voi, quindi magari lasciatemi un commentino e ditemi che cosa avreste voglia di vedere e io tenterò di accontentarvi. Per oggi è tutto, ci vediamo presto e vi mando un bacio. Ciao!